Ciao ragazzi e ragazze, video di oggi con setup di fortuna durerà purtroppo molto poco, ma avremo modo di approfondire alcune parti di questo libro non appena torno e lo faremo proprio con il libro davanti. Speriamo di poterlo fare presto con l'autore. Vedo le persone che tornano dalla spiaggia perché c'è la nebbia, ma io oggi vado a fare wine tasting. Il libro di oggi è Silicio di Federico Faggin. Silicio di Federico Faggin è una praticamente un'autobiografia. Io sono legata da Faggin perché il padre insegnava alla mia scuola e anche perché appunto condividiamo la stessa cittadinanza, ma oltretutto anche il fatto che siamo tutti e due appassionati di tecnologia. Se io solo riuscissi a fare un centesimo di quello che ha fatto Faggin, a voglia. Tra l'altro saluto l'amico Antonio Caterino che mi ha proprio suggerito, io ho già comprato il libro, ma mi ha suggerito ancora di più di leggerlo. Silicio non è l'ultimo libro di Faggin, ovviamente io registro mentre c'è casino, è il penultimo se non mi sbaglio, però sicuramente acquisterò anche quello che sta uscendo adesso perché veramente è stata una lettura fantastica. L'unico difetto che ha questo libro, per me che non sono una tecnica, ma per chi è tecnico sarà bellissimo, è che è molto tecnico su alcune parti delle sue invenzioni, su come è arrivato a fare certe cose col microprocessore e non solo all'interno delle aziende dove ha lavorato e quelle che ha fondato. Però al di là di questo, un libro fenomenale in cui ci sono riflessioni sulla coscienza dell'essere umano, sull'innovazione all'interno dell'azienda e anche su come personalmente affrontare tutte le varie fasi, anche le più difficili, della costruzione dell'innovazione interna in azienda o anche a livello personale, riflessioni spirituali. E anche alla fine una riflessione sull'intelligenza artificiale che per quanto vi riguarda è profetica, perché Faggin non poteva sapere con così tanta precisione che saremmo arrivati in questi anni proprio così vicino a un momento di breakthrough, diciamo, dell'intelligenza artificiale. Però devo dire che letto adesso acquisisce ancora di più senso. È un libro che devono leggere secondo me tutti, perché Faggin è un patrimonio culturale di questo paese, ma soprattutto un patrimonio culturale anche della città di Vicenza, se mi permettete. Quindi se siete vicentini, se siete veneti e guardate questo video, il libro va comprato. Non è un libro difficile, quindi in realtà al netto delle parti tecniche che possono essere più o meno interessanti per chiunque, vi devo dire la sincera verità, è un libro che si lascia leggere benissimo, l'ho letto in una settimana. Veramente, veramente interessante, ve lo straconsiglio, vi metterò il link qui sotto. E, tra l'altro, ho appena attivato un'iniziativa, ma ne parlerò in un video di domani di beneficenza sul canale, quindi se vi va di iscrivervi e di mettere like mi fate un grandissimo favore. Speriamo di riuscire a parlare di Silicio di Faggin ancora meglio nelle prossime settimane, perché è un libro su cui vorrei approfondire un po' di concetti che ci sono e che mi ha dato enormi, enormi spunti. Senza dubbio uno dei top 3 libri letti quest'anno. Acquistatevelo, non ve ne pentirete. Stop whining.